Signori, sciogliete i calzari e mettetevi comodi, cave conto di Messer Lodovico, le gesta dell'Orlando Furioso a mani nude, come si dice a Parigi, Ivan e mano. Signori e cavalier che ve adunati, per sentir cose dilettose e nove, state attenti e quieti ed ascoltati la bella istoria che il mio canto muove. E vederete i gesti smisurati, l'alta fatica e le mirabil prove che mosse il franco Orlando per amore, al tempo di recarlo imperatore. E ci siamo, araciaracio, nascio libra pietto, e trovo un banchetto coi pupi assettati. Ebbene, quella era una festa in onore a una grande tregua che da lì in poi si sarebbe svolta. In mezzo ai palarini assettato, bello fresco e pettinato, se ne stava re Carlo Magno, desideroso di fare fiora, tutto preato, a mano destra e a mano manca di Carlo, teste coronati, marchesini accalignati, conti appitanzati, ed ecco arrivare gli invitati, al trotto, alla bardieri bardati, dame, damigiane, damigelle, schiette maritati, financo i più valorosi soldati del tempo, i paladini di Francia, i focosi guerrieri di Spagna con i loro re, e non trascurarono a venirsi nanco molti pagani, tra cui giunto anche era Ferraguto, gigante armato di pititto, capareva per la sua possanza come per la sua robustezza, o fratere Ercole. Ora Ferraguto, che aveva come virtù di esser senza funno, in quella tavola si scidicò gentamente de sasizza e sempre fame aveva, che Carlo Magno quando vette ci disse: Ferrau, quanto vuoi per Ghieretin, Ferrau? E Ferraguto ci rispose: Ma che sente dire, maestro? Un novito che sogna a dieta. Se, a dieta la cucca, ci disse Carlo Magno. Tutto quello che bene sa a mocca. Perché ora vero è che Carlo Magno voleva che quella festa restasse nella memoria. Ma manco finire nei libri di storia per lo sbugio, manco è bello. E mentre che tutti partecipavano al banchetto, all'improvviso apparvero quattro terribili giganti, ognuno chi per tante. Con in mezzo una bellissima e misteriosa principessa, una bellissima e misteriosa fanciolla con un cilibagnolo fatto di martorana. Quella era Angelica, principessa del Catai, buttanesima assai, una stella che vi accidenta gli occhi che scendeavano, la cui luce abbagliava e soverchiava le altre seppur belle dame, che a coippo si sentirono oscurate, e si levò in quella reggia alto rumore di raggia, di quanto Angelica era bella, e tutte se ne fecero luocchi, e quando ella fu alla presenza di Carlo Magno, quasi anquetallo, ci fece un inchino, dove si ci scoprì tutta la pittorina coi mendoline a vedersi. Angelica, con un solo sguardo a tutti, li facea intronare, tanto da far innamorare financo Orlando e Rinaldo, le colonne del trono di Carlo Magno, a per la riga lantuamene. Quando che a corte si sentì un urlare: alle armi paladini, la corte di Parigi assediata dai saracini. E dopo aver tanto battagliato con gli occhi accesi di furore, Orlando si pose a girare il bosco a cavallo in cerca di Angelica, giurando a se stesso di ritrovarla, essendo che Angelica dalla corte era scappata non perché avesse paura dei turchi, ma perché ci avancoceava quando che da lontano i suoi occhi videro Angelica nel bosco che si avvicinava a Rinaldo, che ora scendeva da cavallo. Angelica si vedeva che era accalorata, e come la poveretta si fu a Rinaldo avvicinata, nel vederlo si sentì ardere tutte e due le gote, il petto intero, il tafferugio, dentro fuori e tutt'attorno, financo il cuore, e di un amore che la struggea, e tanto bello le parve Rinaldo, che le sembrò un nume, sicché si pose ad accarezzarlo, quando tra i due arrivò quella furia di Orlando, che preso d'amore per Angelica s'impetta il cugin dicendo: latrone di un rinale, vire ca mai che male, assai a vaggiurare c'sa pulcinellata tutta c'sa seccata, se tu pensi che con le tue parole potrai forgiare il cuore di Angelica, a cui io solo appartengo, sappe che a sbattisse ricevuto cucozzone, e per questo dovrai fare i conti con Durlindana, che è la mia spada ed è qua con me, ed è misa che m'addumanna retia ed è desiderosa delle tue carni, e a coi panisci io.
e fu tanno che i due si assalirono, obliando di esser cugini, Rinaldo con il leone nello sbergo, mentre Orlando con l'uccello, l'aquila. E ne nacque una contesa tra Orlando e Rinaldo, entrambi nipoti di Carlo Magno, che avean per la bellezza rara di Angelica, amoroso disio e animo caldo. Rinaldo, che erone potascio, si pronunciò Orlando dicendo: «Tu tieni l'aquila, io tengo il leone, viva Duronco innotazzo de topace, Milone!» E Orlando gli rispose: «Io tengo Durlindana, tu tieni Fusberta, viva Daronta Pinara di tua madre Berta!» E ci fu a sciarrapacuta. Orlando ci disse a Rinaldo: «Paruscio paglio, che dura Zusa, e tu paro signo Bialette, che dura caffettiera, immoruto, muffuto, spingolaro!» Allora Orlando prese e si levò l'elmo per guardare meglio a suo cugino Rinaldo. Quando Rinaldo lo vide senza l'elmo, disse: «Mamma che beadu, paro me culo quando è spettanato! Se beddo tocceri sorlando che questa spada pare una forbice malampernata!» Allora subito al galoppo arrivò re Carlo Magno, che non avea tale lite cara, e Angelica, che la causa ne era, la tolse e la diede al duca Namo di Baviera. Ora però alassamo e n'avuta vuota arrepigliamo.